PCTO, ovvero un itinerario scolastico per le competenze trasversali e l'orientamento in quattro tappe, che coinvolge oltre 400 studenti di licei e istituti professionali su tutto il territorio nazionale. È il progetto didattico dal titolo Orienta il futuro, ideato da Avvenire, presentato al Liceo Classico Plauto di Roma. Portiamo il nostro contributo nei progetti di PCTO, siamo qua oggi a raccontare il progetto con il supporto di Eniscuola e fatto con la collaborazione scientifica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Significa creare nei ragazzi la consapevolezza, abituarli e cercare di farli capire che cos'è lo sviluppo e quella che è la sostenibilità economica e ambientale. Credo che sia un'esperienza molto positiva da fare e che vada sempre di più percorso a un'interazione con gli insegnanti delle scuole superiori, perché sono loro il tramite vero per poi sensibilizzare gli studenti. Un buon lavoro di collaborazione, secondo me, è un ottimo terreno su cui seminare. Cosa mi ha dato assistere a questo progetto è stata innanzitutto una maggiore consapevolezza per quello che saranno le mie offerte formative, per quello che sarà le mie scelte di vita e anche una formazione attuale su come gestire i problemi, su come analizzare i problemi, perché Economia Civile e Avvenire trattano proprio del settore terziario, della modernità nel suo senso più intrinseco.